Torna la festa del Santo Patrono a Pescara, San Cetteo. Don Francesco, tre giorni di grandi eventi da un punto di vista religioso e anche civile. Sì, sentivamo l'esigenza, tanti fedeli durante l'anno, ma si farà la festa San Cetteo quest'anno, però fin quando non abbiamo avuto il permesso a livello nazionale si possiamo rimuovere, abbiamo atteso fino alla fine. Poi è stato possibile, allora subito ringrazio il comitato della parrocchia, tante persone che lavorano in rete, ed è una benedizione grande. C'ho lì lo staff, tutti i giorni persone che accolgono, perché la cattedrale ha 5 porte, quindi noi accogliamo. Questi tre giorni abbiamo organizzato questa processione con l'arcivescovo contentissimo, che parte da San Cetteo, va vicino alla casa di D'Annunzio e scende sul fiume e ci imbarchiamo. Poi arriviamo al porto, una preghiera di bisogno per tutta la città, rivolta proprio alla città, e poi un ricordo di tutti i caduti per mare. E poi ritorniamo, c'è il pontificale solenne con i canonici, l'autorità, tutta la gente, per chiedere a San Cetteo che si dia da fare, perché lui è protettore soltanto di Pescara, dell'archidiocesi. Allora deve lavorare con noi, deve intercedere, perché ci fa il dono di essere noi protagonisti per la pace nel mondo, la fraternità e la concordia. Le tre sere, a cominciare dal comico Conduce con la sua orchestra, poi c'è la cover di Celentano, famosa c'è l'altra cover in un'altra serata che io non ce l'ho scritto qua, va bene, però sono orchestre piazzate lì alla stazione di Piazza Colonna, e poi ci sta, non può mancare, giostre, bancarelle, perché fa parte della nostra vita cristiana.